storia secca, la voce non mi esce. L'hai preso il propoli? Il propoli. Io veramente mi faccio gli sciacqui con acqua e sale. Ma perché voi altri siete ancora preistoriche? Ci vuole l'erisimio puro. Io non mi prendo niente, basta avere un po' di energia. Forse ci siamo, ora tocca a noi. Speriamo che venghino a preparare un fuoco. Ce la posso fare. Come ce la posso fare? Mi sento meglio. Portatemi uno spuntino. Portatemi un piatto di carne. L'anoressica, vero? Due piatti di pasta chiesati. E per addolcirmi la bocca. Sì, quattro, cinque cannoli di ricotta. Meglio! E qualche frutto. Uno solo, però. Un'anguria. Mischinello. Ce la posso fare. Si è ringraziato il Signore, la vita gli sta venendo. Il Signore la vita gli sta donando. Zia, ha fame, buon segno. Buon segno, presto, presto. Oh, tu ci prepari la pasta con le sale, eh? Ma che dopo, non è questo? Senti, ma non chiedo. Aspetta, non chiedo, perché io non devo preoccupare. Giornata persa. Giornata storta. Giornata negativa. Giornata brutta oggi. E per favore, mi passa il cellulare quando blocca il sugo. Io non c'è calma. Mina. Oh. Alex. Alex. Dimmi, papà. Alex. Dimmi, papà. Alex! Papà, caso non mi vede? Dimmi, papà! Recitami una poesia. Porca miseria. Una poesia te vuoi recitata? Porca miseria. Vuoi una poesia di Uzzo Alfio, il poeta del paese? O vuoi una poesia di un contemporaneo moderno? No, voglio quella dello zio Alfio, il poeta del paese. Recitami il suo cavallo di battaglia. Porca miseria. Il vento e il monte? Sì, sì. Va bene, papà. Vento, vento, vento. Tu che sali il monte, monte, monte. Dove soste? Nel tuo sostizio o forse alle pendici della casa del conte? Vento e tu monte. Tun tun, chi è? Solo il vento. Ah, che ne sapeva? Monte e tu vento. Tun tun, chi è? Sono il monte. Ma or vedo bene una domanda mi sovviene. Puttana la miseria. Chi è il vento e chi è il monte? È una conclusione mi conviene. Ma che minchia, ma è una fotta mia, va? Papà. Papà. Volevi più vento? Papà. Papà. Morì, 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 morì. Leonardo. Papà. Io? Ma che è successo? Leonardo, ma che fai? È morto. La poesia uccide. Buttanazza di chi da buttanazza, mamma, ma faceste scandare! Mi hai fatto spaventare, mamma! Devi chiamare tuo fratello.
Lo stronzo lo chiama uno stronzo e Dio non sono uno stronzo. Deve convincerlo a farlo venire, a me non mi ascolta. Ma fratelli siete, e a me parete a fame e a sete, se signore, la fame e la sete mi sembrate. Ma è possibile, dico io, che vi dovete scannare in questo modo? È possibile. Cercami il numero. Mamma, anche questo numero era sbagliato, non ne cancelli neanche uno di quelli vecchi. E tu provale tutte, no? Ah, va bene. Chiamiamo tutto il nord, chiamiamo. Va bene, va bene. Va bene. Sud chiama nord. Va bene. Pronto? Pronto, Salvatore. Cos'è Salvatore? Ma figura stessa che a mia che vinca si chiama Salvatore. Salvatore. Canta a me, bello bello. C'è o non c'è Salvatore? Uè, bagai, che ne chi vinca cerca vinca si chiama Salvatore. Uno straniero tra di noi. Sculta un ben. Vada via il Q. Te e Salvatore, te capì? Neanche qua c'era Salvatore. Rimanimi in bolla. In bolla. Pronto, ma ostia. Pronto, ma ostia, si accende per cosa. Pronto, ma ostia. Pronto. Catenificio Perego Ivo, sono il padrone, chi è? Salvatore, sono io, tuo fratello. Porca miseria, Salvatore, sono io, Alex. Finalmente ti ho trovato, va. Ho capito che eri tu, indigeno, bracco, Rottweiler. Sei l'unico che mi chiama Salvatore. Mi chiamo Ivo, ostia. Nome geograficamente indipendente. Lo sai che con Salvatore qui non ti danno del lavoro, dai. Va bene, va. Come ti chiami, Finnico? È tutta la sera che ti cerco in vano, va. Devo darti una brutta notizia. Vuoi un prestito? Crollata la borsa? Mi hanno vinto un appalto, cosa è successo? È morto il papà. Ostia. Quando è morto? La notte scorsa, va. Ti ringrazio per non avermelo detto subito. Avrei perso mezza giornata di lavoro, o forse anche una giornata. Senti, senti Don, ascolta mia. Il funerale è dopodomani. La mamma ti aspetta, tutti noi ti aspettiamo. Ma allora non c'è. Anche il papà. Wow, wow, è di una dolcezza infinita. Domani mi arriva il cliente inglese. Ho anche prenotato l'interprete, tra l'altro molto cara. E se poi l'inglese si trattiene anche di più? Ascolta, ascolta, mia bella Otaria, ascolta. Se mando Gianni, il capo officina, secondo te la mamma ci rimane molto male? Ma perché un t'ammazza? Ma perché una fa finita? Perché un ti tiri una bella ticuletta da testa, stronzo? Pronto? Pronto, ostia, pronto, pronto! Ecco, il solito melodrammatico. Mediterraneo che non riflette, ostia. Non è rimasto influenzato, veramente, è rimasto dolce, tale e quale, una dolcezza, dolce, veramente. Io non metto dolce, sensibile, stronzo, ma dolce. Ah, signor, signor. Ricomponiti, assemblati. Voglio rimanere solo, forse dovrò piangere. Beh, allora ci vediamo domani. Ricordati di timbrare il cartellino. È importante. Oh, ostia. Vabbè. Allegra, allegra. Questo è qui le negra, dai.
pare piccolino questo negozio. Mamma, di più di questo non c'è, è l'unico. Buongiorno. Buongiorno. Condoglianze, condoglianze. Fai tu. Faccio io. Sì. Mamma. Sì, insomma, signora Ferraia, sì. Volevamo una corona degna di mio padre, va? Sì, beh, certo. E io le consiglio, se vuole onorare la buon'anima, una corona ricca di mazzi di fiori. Di più? Di più? Beh, non c'è problema. Un'enorme corona ricca di trionfi, di crisantemi, begoni e garofani. Va bene. Di più? Di più, va? E beh, allora possiamo optare per delle piante fiorite, circondate da un'aiola di fiori di prato. Certo. Di più. E di più, mamma, ma di più! Ma che facciamo? Festeva di sei, demo facciamo! Calma, signori, è il mio lavoro! Lasciate fare a me il mio lavoro. Io vi organizzo un funerale di serie A. Vi fidate? Di più! Per quanto riguarda la bara, abbiamo optato per una soluzione più adatta sul. Ci avevano consigliato una bara di 2 metri per fare stare comodo papà. E che deve stare comodo? Deve ballare il slicky doggy, il boogie doogie, deve ballare. Ne abbiamo preso una di qualche centimetro più lunga, va? Così. Lui è 1,70, ne abbiamo preso uno di 1,73. Per quanto riguarda il materiale, abbiamo optato per la quercia. Come metafora. Io ne volevo una più grande, perché così soffoca Meschineggio. Ma ha sempre ragione lui. Va bene, mamma, va bene. Ora, per quanto riguarda il trasporto, che cosa ci consiglia? Ma guardi, trattandosi di un uomo piuttosto amato in paese, io consiglierei un 1.600, un 1.800, tutto scuro. Porca miseria, una bella Alfa Romeo. Sì, se lo preferisci, di sì. Di più. Il papà era veramente molto amato. Va bene. Senta, a questo punto si potrebbe avere un 2000 benzina a trazione integrale TT? Ancora meglio, ce l'abbiamo con i cordoncini dorati e i lumicini tutto intorno. Ah, bene, ma mi sembra un po' eccessivo. Di più! Ma porca miseria, di più! Sempre di più! A voi venire! Ti offro il 1.600, passiamo al 1.800. Chi voleva una Jeep, pigliamo un pullman, facciamo un cammeltrofe, facciamo! Porca miseria, va! Di più! Sai che ti dico? Decide tu, va! Di più! Ma mi stai nemmeno in cucchiona, vero tu dico? Di più, va! Odette! Come ostia si spegne quella vasca qui moderna, Odette! La prossima volta investi in un'anfora! Odette, ostia! Ivo, secondo te le istruzioni cosa servono a fare? Le istruzioni sono in inglese, francese, tedesco e arabo. Mi starebbe bene ancora il tedesco. Rifiuto di imparare l'inglese e il francese, figurati l'arabo! Devi semplicemente premere off! E devi semplicemente premere off! Di piuttosto schiscia il button! Dai, Odette, sii più itale, ostia! Dai! Dovresti impararlo l'inglese. Ti servisse anche per il tuo lavoro. Potresti andare a Londra e frequentare uno di quei corsi lì accelerati. Un po' la conosci, Londra? Ci sei stato, no? Soldi ben spesi, mi ricordo. Londra, Wembley. 12 febbraio 97. Inghilterra, Italia. Gol del piccolo sardo al 21esimo del primo tempo. Abbiamo vinto. Tiè. Bene così. Così vi riconosco. Belli ginnici, belli sportivi, reattivi, belli dopati, così. Bene. Ostia. Odette, hai dato troppo da mangiare a Mammolo? Perché? Sembra morto. Sarà innamorato. Ma che innamorato? Li ho castrati tutti e poi sono maschi. Di chi vuoi che si innamora? Ostia. Ostia, sarà mia gay. Ivo, ti prego, mi aiuti a pulire i funghi con la carta vetrata? Pazienza, si adatteranno. Pazienza. Thank you.
Lo sai? Cosa devo sapere, Dadone? Mi chiamo Ivo. Con Dadone non ti danno del lavoro, dai. È morto il papà. Che c'aveva? Ma, negozio da barbiere, due pezzi di terra e una casetta, niente di più. No, dico, di cosa è morto? Ma di cosa è morto? Col parapendio, di cosa è morto? È morto di vecchiaia, lo sai? Povero uomo. Ha lavorato tutta la vita. Io di più. Quando è il funerale? Dopodomani. Lo sai che non puoi mancare? Certo, certo, ci sarò, figurati. Lo sai che la macchina non funziona? Userò il furgone. Tu e quella tua banale paura di volare. Se prendi l'aereo è un attimo. Te l'ho già detto che il problema è un altro. Il biglietto aereo non si scarica dalle tasse. Sarà poi vero? Vero o non vero, non rischio. Condoglianze, Alex. L'abbiamo saputo. La poesia. Lo sappiamo. La stiamo cercando. Ah. Ah. Bambini, a tavola. Tonino, Marino, Massimino, a tavola, forza. A tavola. Mamma, lo sai che sono in dieta, va? Eppure qualche chilo di più ti farebbe bene. Tua madre c'ha ragione. Nonno, la vuoi smettere di succhiare il brodo? Quanto si mangia, non si parla. Volevo dire una cosa a tutti presenti. Porca miseria. Una brutta notizia, mamma. Dipende. Riguarda l'eredità di tuo padre. Ah. Porca miseria. Com'è andata, diciamo? Tuo padre ha deciso, prima di morire, per devozione e stima, di lasciare il salone e la terra al poeta del paese, Ozzo Alfio. Che cosa? Tuo padre voleva molto bene Ozzo Alfio. Lo ha salvato da tanti problemi psicologici e religiosi. Ma ha pensato anche a voi due, ai suoi figli, ah, a te e a Salvatore. Quindi diciamo... Che cosa ci ha lasciato, vai, papà? A voi il papà ha lasciato tutta la sua collezione. Ah, la collezione. Cioè, mamma, scusa, va. Di che cosa, va? Tenete. Va bene, mi tengo. Tenete. Va bene, mamma, mi tengo, va. Tenete forte. Vabbè, mamma, stai tenendo, vedi? Mi sono bloccato, eh? Dimmi, mamma, dimmi. Tuo padre vi ha lasciato l'opera omnia, i testi inediti e le poesie in rime baciate da Ozzo Alfio. Che culo. Minchia di un culo. Molto fortunato, va. Certo che ci ha pensato il papà, eh? E a Salvatore chi glielo dice? Il maresciallo dei carabinieri glielo dice? Io non ce l'ho coraggio, va. Tu devi convincere tuo fratello che le poesie in rime baciate ad Ozzo Alfio hanno molto valore. Molto valore effettivo. Mamma, Salvatore, allo stronzo, a quello che ti fa chiamare Ivo, al mio fratello, neanche se gli regala una casa ti dice si calma. Vero te lo dico, va? E tu diglielo. Scusa, mamma, ma per curiosità... Dove lo posso trovare questo Ozzo Alfio, questo Giacomo Leopardi della Madonia, dico, questo Baudelaire della Cenaglia, così è. Dove lo posso trovare? Quanto si mangia, non si parla. Sì, va bene, va bene, va bene. Shadir lao, banailo more boiragi. Shadir lao, banailo more boiragi. Laue, aga khailam, dugare khailam. লাউ দা বানাইলাম ডুক ডুগি সাদের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী লাউয়ের এত মধু
Kurlore zadu lau da banailam dukhi dugi shader lau banailo more boiragi. Il mio maestro è con suoi allievi. È l'ora della fantasia. Io volevo solo dire due cose a Ozu Alfio, va? Due cose sono molte. Ingordo. Va bene, allora una sola. Prego, si accomodi. Va bene. Va bene. Attenta qui. Chi devo dire? Alex, o figlio di un barbiere Leonardo. Lei è un artista? È un poeta? Li chiamo non ancora, va? Torno subito. Va bene. Ami tu mai bhalobashi tomar grane tur dhane rete ingordo. Due cose sono molte, ingordo. Stronzo. E lei che cerca il maestro? Eh certo, e c'è quarto d'ora che lo aspetto, il suo Alfio. Il maestro mi ha detto di dirle che non può. Come non può? E picchi, e picchi un... Come si... È innocuo. Lo accarezzi. Non deve aver paura. Guardi, signorina, io... evidentemente non ho paura, va. Sono animali primitivi. Hanno circa 5 milioni di anni. E ancora non muoiono? No, non muoiono. Diese Tiere sterben nicht. Va bene. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen. Und ich weiß, dass wir... Madonna, siamo venite, va? Ma io non saccio. Lei è il figlio di Leonardo? Sì. Mi dispiace. Mi scusi, ma lei è il signor Zualfio? Sono un assistente. Ah, guardi, io sinceramente cercavo Zualfio, gli volevo dire mezza cosettina. Va? Il maestro è nelle viscere della creatività. Ho capito. Adesso non può. Certo. Ma se posso essere utile io? No, guarda, allora un'altra volta, va, rimandiamo. Quando esce dalle viscere, va bene? Io conosco la sua situazione difficile. Lei deve reagire, deve ritrovare il suo io, il suo equilibrio. Certo. Noi in questo centro trattiamo anche questo. La voglio sottoporre a un esercizio che fa per lei. Guardi, lasciamo perdere, va veramente... No, aspetti. Lei supererà da solo ogni problema. Venga. No, guardi. Venga. No, guardi, per piacere, va, dai. No, guardi, venga. No, lasciamo perdere, va. Venga. Si mette al centro, loro hanno finito. L'esercizio si chiama reazione. L'inventore è americano, originario del Wisconsin. Ah, del Wisconsin. Deve solo respirare. Va bene. Buon lavoro. Va bene, respiriamo. Devi solo respirare. Respiriamo. Non ho mai trovato alternative, va veramente. Buongiorno allo signore, io veramente volevo dire una cosa piccola, piccola, piccola al suo Alfio. Respirare. Ti chiediamo solo questo. Vabbè. Come ti chiami? Io mi chiamo Alex Justin. No, 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 non puoi rispondere. Devi solo respirare. Ricominciamo. Concentrati, amore.
Come ti chiami? Sei brutto, lo sai. Toccati. Salta. Avvicinati. Con una gamba. Fermati. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe ein. Potete darmi anche a me delle sostanze uguali. Ora proveremo la tua tolleranza, la tua pace interiore. Concentrati. Andiamoci. Sei un coglione. Un deficiente. Un ignorante. Sei uno stronzo. Drastico Alex, nato il 10 del 10 del 1964. Professione? Professione? Tu me lo devi dire. Hai trovato un lavoro ultimamente? Ultimamente ho avuto il raffreddore, molto ne ho avuto, maresciallo, vero? Allora scrive disoccupato. Disoccupato? Diciamo libero professionista, va? Diciamo. Però scriviamo disoccupato. Vabbè. Ora, maresciallo, io sono venuto per denunciare un gruppo di persone che mi ha insultato. Quando è successo? Prima. Tu come hai reagito? Da signore, da baronetto, va? E cioè? Ho dato a loro la possibilità di non ripetere l'insulto. In che modo? Cazzotte. Sembra la solita storia. Devi stare calmo, Alex. Sono loro che ti possono denunziare, non tu. Almeno loro hanno più motivazioni. E poi, non mi sembra tanto grave un insulto. Che non mi sembra tanto grave un insulto. Mi hanno dato dello stronzo, maresciallo. Ma ti rendo conto, vero, eh? Tutto qua. Io tutto qua. Cosa vuoi che sia? Te lo dico pure io. Stronzo. Anzi, stronzone. You seem to be a very smart man, Mr. Evil. Let's hope your machinery is as smart as you are. Cos'è che dice il Wembley, Key? Spera che il suo prodotto sia alla sua altezza. Digli che mi sta già un po' sui coglioni. Anzi, no, no, digli yes, digli yes. Yes. Good. Now, since we're investing such large sums of pounds sterling, my colleague and I would like to get to know the efficiency of your machinery a little better. We've decided to stay for a few days. Vogliono fermarsi alcuni giorni e conoscere meglio la fabbrica e tutti noi. Dico, non è possibile, un funerale dopo domani. E poi c'è poco da conoscerci, siamo delle brave persone. Lavoriamo dalle 12 alle 18 ore al giorno, non abbiamo tempo di conoscerci. Ostia, davvero, allora di che ci possiamo conoscere, anzi inventa, parli della tua disponibilità. Quant'è una lira sterlina, una sterlina in lira? Insomma, di quanti soldi hai parlato? Ha parlato di cifre, ma sembra che le intenzioni siano molto buone. Allora concretizza, ostia, sintetizza, seducilo, fatti dire improvvisa, ostia. Qualcosa che non va? Ho detto bene, spero. Posso parlare col mio poco italiano, visto che lei non parla inglese? Certo. Perché non parli inglese tu, industriale? Ho smesso. All right. Ma mi togli una curiosità. Perché porta questa cosa al collo? Forse conseguenze di incidenti di automobile? No. No. È una scelta di vita. Lifestyle. Ma lei è troppo simpatico. E possiede proprio un senso dell'ironia, che è una caratteristica delle persone intelligenti. Lei fa molto onore. Adesso andiamo. Gianni! I cani!
Vedo molto presenze straniere. I giovani italiani non hanno più voglia di fare un cazzo, non c'è più disperazione. Ma come giustificate professionalmente loro che non hanno cultura industriale? Dei corsi accelerati notturni e poi qualche morso. Morso? What is morso? Forse è meglio non tradurli in morso. Traduci, traduci, fa risaltare la nostra ironia. You know, bites, Mr. Jones, he gives them little bites. Bites? Ma lei è troppo simpatico, Mr. Evil. Vedi, tutto il mondo è paese, quanti bei bastardi che siamo. Secondo me non ha capito. Ha capito, è ricco, avrà capito di sicuro. Signor Evil, signor Evil, alla presa manca l'operaio, è fuori a fumare. Vai, pisalo, gongolo, all'attacco, all'attacco! Sono affezionati agli operai, siamo una grande famiglia, cuccioloni, patattoni, ah che bei. Devi stare calmo, Alex. Calmo. È un complotto, un teorema. Non hanno uno straccio di prove, eppure eccoci qua. Questa si chiama dittatura giudiziaria. Giudici come brigatisti. Lei sarà d'accordo con me. L'Italia ha in mano alle procure e ai pentiti. Di che partito è lei? Come mi scusi? È un prigioniero politico? Sì. Dunque? Dunque? Insomma, lei è di destra o di sinistra? Porca miseria. Sinceramente? Sinceramente. Non me lo ricordo. Si sforzi di ricordare. Porca della miseria. Non me lo ricorda, sa? Porca miseria. Bella domanda, adesso. È un suo dovere saperlo. È un bel problema. Sono di sinistra o di destra. Porca miseria. Non me lo ricordo. Ma voi industriali del nord, denominato Triangolo, avete abbattuto il mercato tedesco. E io mi chiedo... Why? How? Come? Il motivo sono due. Primo, noi siamo nazisti dentro, noi la concorrenza la convinciamo. Secondo, noi non siamo come i panda che mangia solo una cosa. Noi siamo come gli scarafaggi che mangiano di tutto. Sì, perché noi siamo un popolo che ci adattiamo a ogni situazione, vede? Perché qui 20-30 anni fa si moriva di pellagra. Io conosco la situazione, per esempio. Io sono nato a due passi da qua, ho provato la vera povertà. Ci ha salvato il Gran Turco, sa? Viva il Gran Turco, ostia. Viva la polenta. Oh, ho preso pesce. Ecco, il bonus che le ho regalato vale per altre 9 trotte. Tanto sono intestata alla fabbrica, così scarico l'IVA. E poi grigliatina per tutti in fabbrica il sabato sera con le mogli. Eh sì, perché noi abbiamo bisogno di aggregazione. Siamo una grande famiglia. Molto interessante. Eh sì, così, mentre le mogli mi fanno la grigliatina, ah che bello, i mariti mi fanno un'oretta di lavoro in nero, così recupero ulteriormente il bonus. Ma lei è una stratega. Mi sta bene stratega, ma da noi si chiamano bastardi. Ah che bello, è un maschio, venga qui che lo prendo, venga che lo prendo. Ma cosa faccio? Ah che bello, cosa faccio adesso? Venga qui che lo prendo, ostia, ho paura. Sì, diciamo che mia moglie l'ho tradita a malincuore. Ma l'amo. Ma lei non ha figli? No, sono spese. Perché io ho il coraggio, ma la paura mi frega. Te capì come l'ha il mestiere? È problematico. Sei rilassato? Tutto a posto, ha fatto amicizia. Va bene, va.
Mi sta picchiando con un culo, mi sta picchiando. Ma no, ti sto trattando come un figlio. No, ma la porto lei, Davide. Devi avere un indirizzo politico, perché la politica ti consente di ritrovarti, di dare una identificazione al tuo essere. Ma va un culo. Il principio socratico, gnotis autonoma. Mi sta picchiando con un culo, mi sta picchiando. Conosci te stesso. Ma non è una picchiuta, ammazza. Guardi, assessore, che non l'ho fatto per lui. L'ho fatto per quel grand'uomo del suo paese. Grazie assai, maresciallo. Sa, la morte del padre, ma è un bravo ragazzo. Ma che volete mandare a Montebello Sagitto dopodomani? Guarda, Alex, che io ho già spedito tutti gli inviti. Vengono tutti gli intellettuali della zona, il critico di Palermo. Ma mancano ancora delle foto. Qual è il tema della mossa? La mia, Sicilia. Giusto, ma manca il baricentro, manca il totem. Allora vai a casa, prendi l'accezzo e vai a riprendermi qualche immagine significativa, esemplare della tua Sicilia. Il totem. Vabbè. A proposito, caro Michele, ti volevo fare una domanda. Io ero di sinistra o di destra? Sinceramente? Sinceramente. Non me lo ricordo. Neanche io me lo ricordo. Sono proprio queste ore di carcere che mi hanno fatto riflettere, sai? E ho pensato, per le mie fotografie, di aver trovato quello che mi dici tu, il totem, il quid, l'epicentro. E che cosa sarebbe, dimmi? Artisticamente parlando, una sorpresa. Metaforicamente una minchiata, ma artisticamente una sorpresa. Come ti sei fatto magro? Mangia, mangia, figlio! Condoglianze, tuo padre era un grande cristiano. Io tuo padre non lo conoscevo. Mi piacerebbe conoscere te, a fondo. Dimenticami. Tuo padre era come mio padre. Per qualsiasi cosa conta su Tony. Su Tony, su Tony. Sì, Tony, devi stare calmo. Only calmo, va bene? Ok, sì, aspetta, va. Calmo, molto calmo. Eravate, signora, otto anni per lavoro. Grande poeta. Ah, è quello il suo Alfio, il poeta del paese. E l'hanno congelato nel 76, l'hanno congelato. Shh, zitto, zitto. Veramente. Senti, oltre il salone e la teggia, non è che il papà gli ha dato anche la casa, no? Figlio mio, cose che succedono sono. Ah, cose che succedono, va bene. Veramente molto, molto brutto come uomo. Singolare, ma molto brutto. Veramente. Comodi. Comodi. Qua si potrebbe sfondare questa parete e fare tutto un unico locale. Fuori c'è pure lo spazio per il parcheggio. Geniale. Grazie. Oh, dico, questa parete, che vogliamo fare? Vogliamo sfondare anche questa parete? Non c'è problema. Geniale. Grazie. La scala a chiocciola. Volete la scala a chiocciola di là? Non c'è problema. Geniale. Grazie. Leonardo, non mi dire niente. Mi scusi, ma è lei il suo Alfio, il nostro poeta del paese? È lei quello che scrive le poesie di me bagliate? Leonardo, carissimo, questo è un pensiero mio per i nemici dell'aldilà. Mi scusi veramente, mi scusi. A proposito, è venuta un'idea. Di là si potrebbe mettere il banco del dischi giochi, eh? Geniale. Grazie. Mm.
fate spaventare! Mamma, se vuole venire la conosce la strada. È un favore che ti chiedo, fallo per me. Cerca di convincerlo. Inventiamoci una scusa. Ma che scusa gli dobbiamo inventare? Gli è morto il papà, gli è morto. Senti, simpatia, se non viene la mamma ci soffrirò, anche tua cugina sta soffrendo. Io non voglio vedere la mamma e la cugina soffrire, pizzo di bastardo. Ehi, vengo, mi sto già organizzando. Ehi, senta. Convincilo. Inventa. Se non viene, vengo su io e dico a tutti che sei siciliano. Te, Rozzo, non fare dell'umorismo. Guarda, se non vieni, vengo su e ti faccio l'Orlando Furioso all'entrata della tua fabbrica. No, l'Orlando Furioso no, stia, vengo su, vabbè, vengo. Che disse? È contento. Bene. Molto contento, veramente felice e disponibile, contento. Vieni. Ostia, vi ho dato i migliori anni della mia vita. Pronto! Non vado via qui. Ma ostia, si spegne quel marchingegno più moderno, ostia. Odette! Come ostia si spegne quel sentiero moderno qui? Premi O! Premi O, vada via qui, teofone, teti inglesi de merda! La prossima volta investo in una canoa, ostia. Ma cosa c'è da gridare? Mi vuol fare l'Orlando Furioso. Mi vuol fare il pupo siciliano davanti alla fabbrica, mi sputtana. Devo andare giù, su. Dove ostia, al sud, insomma. È partito un ricatto morale. Prepariamo la valigia, mediamente elegante. Va bene. Vada via, ostia. Vai al chi. Ti accompagno? No, devi dare da mangiare ai cani. E ricordati, un giorno sì, un giorno no, se no si rilassano. Ma voglio esserci anch'io al funerale. Una signora non viaggia in furgone, dai, Odette. Io posso prendere l'aereo se permetti. Non ho paura. Fai finta che io non abbia sentito questa tua novella, questa tua richiesta. Preferirei mantenere il rapporto, mi sei più utile. E poi come impasti la carne trita e i cani tu, non la impasta nessuno. Ti amo, Odette. Te very bene. I love you. Allora, Jenny, l'industriale inglese me lo prendi ai fianchi. Gli inventi qualche ostiata delle tue, tipo la passione, il cuore, l'anima che ci contraddistingue. Te capì? Ma in che senso? In qualche senso. Dai, Jenny, che quando torno ti regalo qualche metro di terra che mi spetta dall'eredità. Tanto la terra la porto su, non gliela lascio lì perché non rende. Molto semplice. Te, Loretta, l'industriale inglese, lo prendi e basta. In che senso? In un senso, me lo trattieni, dai Loretta. Domani è funerale, domani notte sono di ritorno, tempo di chiarire. Mentre faccio il funerale, parlo con notaio e poi ritorno. Ah, Gianni, mi dimenticavo, ascolta. Se i cani non abbaiano o non ringhiano, usa pure la corrente elettrica, ti do il permesso. Vi voglio bene, ostia. Salutate, dai. Parola d'ordine? Alleghe! Che bus de culo, neger! Vi voglio bene, ostia! Vi voglio bene! Ciao! Un po' vi amo! Catteni Piccio, Perego Ivo, sono il padrone, chi è? Ti sei dimenticato la pancera, sono io. Sono talmente agitato che ho tutto il corpo in erezione, anche il torace. Altro da dirmi qualcosa di più utile, come procede la fabbrica? Ma se sei appena partito? Lo sai che è la seconda volta che mi stacco dal mio vero amore. In che senso? Nel senso che adesso riattacchi che ti chiamo io quando arrivo. Ti chiamo io perché col mio cellulare si può scaricare la bolletta, lo sai perché? No, perché? Perché è intestata la ditta, sei contentissima? Sì, contentissima. Va bene, vai piano.
Certo, se no consuma di più. Ciao, ti amo. Ecco, per me questo è il totem, il simbolo della nostra Sicilia. Emozionante, lo sai. Cerchiamo un altro fondo più drammatico. Voglio fare piangere. Scendiamo in paese, servirebbero anche delle presenze umane. Sai, Tony, sento che il totem mi sta già ispirando e giungo a una conclusione immediata. A quale conclusione, Alex? Che tu ce l'hai piccolo. No, non sono d'accordo. Non è un difetto, è un dramma, va, ma non ti preoccupare. Tony, tu devi cercare la pecora, di stenderla e di fargli appoggiare la testa così sul muretto. Per intensificare l'azione della foto, no? Poi possibilmente le zampette anteriori sul cactus, possibilmente. Non c'è problema. Deve stare stesa così, come una modella. Buongiorno, mi dica. Pieno di gas. Olio? A posto. Pressione nelle gomme? A posto. Olio dei freni, acqua del radiatore, motore? Tutto a posto. Tutto a posto? Ho chiesto il pieno di gas, il mio l'ho usato sicuro, il resto ci penso io. Io ho una fabbrica, per esempio, te ce l'hai una fabbrica? No. Il pieno. Lo strisciarmi il furgone. Ostia. Mi scusi, dove è diretto? Al sud. Senta, mi si è fermata la macchina e sono costretta a lasciarla qua. Non è che mi potrebbe dare un passaggio, devo raggiungere Brindisi. Mi dispiace, io vado al sud. Ma Brindisi al sud. Io vado in Sicilia per affari, signorina, non per banali vacanze come lei, dai. Ascolti, che so, si potrebbe far così, guido io fino a Salerno, poi lei prosegue. Chiaramente è tutto gratis. Sì, gratis, certo. Dai, ostia, può essere un'idea, sono stanco morto. Così lei durante il viaggio può riposare. Meritatamente. Dai, mi va bene, dai. Vabbè, la salti se allora, dai. Salti se allora, dai. Vedremo un po' che chi c'è, dai. Salti se e parte. Via, dai. Te lo ha comunicato un anonimo che è morto tuo padre. In 15 anni di matrimonio, non un saluto, una visita, una telefonata. È una vergogna. È una vergogna. Ti ci voleva un telegramma anonimo, anonimo come te. Io non ci andrei. Io non ci andrei. Pacifico. Pacifico, ascolta, se esci fuori di qui per andare al funerale, non farti vedere più. Questa non è più casa tua. È nostra. Questa non è più casa tua. Non è più.
Va bene, va bene. Sono contenta che sei riuscito a partire. Mamma, non ti voglio rinfacciare le spese di viaggio, però consentimi di ricordartelo. La Sicilia è lontana, il gas e l'autostrada sono sempre in aumento, comunque sono in arrivo. Però consentimi anche di dirti che potevate venire su voi, dai! Scherza sempre, non è cambiato. Sono contenta, zia. Mamma, passami il ronzo, il fratello, la bestia, l'albanese, la zecca. Tuo fratello non c'è in questo momento. Sai, per lui è stato un duro colpo. Anche per me è stato un duro colpo, rischio di perdere il cliente inglese. Comunque ti saluto, dai, ciao. Ti aspettiamo. Ciao, ciao, ciao. Vede, mia cara signorina, io ho un fratello che non fa un cazzo, è tutta la vita che non fa un cazzo, non ci assomigliamo per niente. Lui è uno straniero, è un mulatto, è un extra, capisci? Ma come mai questo tipo di insulto non ce l'ha mica con gli stranieri? Diciamo che nel calcio gli stranieri mi stanno bene, anche in fabbrica. Per il resto non ce l'ho con nessuno, non mi stanno bene, basta. Lei è un po' razzista. Cos'è, un complimento? Mi cerca a farmi i complimenti, mi fa il filo. Però, se mi vuoi corteggiare, io sono pronto a qualsiasi tipo di esperienza, anche sessuale. Alex, posso tenere la foto di tuo padre, quella con il grande poeta del paese? Certo, Tony. Se vuoi anche quelle dei contemporanei me lo devi solo dire, eh. Se ti ecciti così, prendila. Tuo padre era un filosofo. Quando raggiungeva la cifra di 100.000 lire, lui chiudeva il negozio. Ci potevano essere 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sì, va bene, Tom. 11 clienti in attesa, lui da eroe chiudeva il negozio. E potevano essere le 7, le 8, le 9, le 10, le 11... Sì, Tony! Del mattino lui abbandonava tutti e si rifugiava nella poesia. Ma cosa ne sarà del negozio, Alex? Ma probabilmente è destinato a diventare una cosca New Age, un centro dove si sperimentano le viscere, il mio io, il tuo, tutto questo coso. Oh. E che ne sarà di me, scusa? Madonna, se vuoi entrare nell'arte dalla porta principale come ho fatto io, puoi diventare un mio soggetto fotografico, va? Magari. Io voglio bene alla tua famiglia. Ti voglio bene, Alex. Voglio bene a tua madre, ai tuoi fratelli, ai tuoi nipoti, ai tuoi zii, alle zie, ai cugini, secondo te. Sei donna mananna, a mananna, devi stare solo calmo. Ti devi rilassare, va bene? Only rilassato. Sono molto triste. Tu come mi vedi? Si vede molto che sono triste. Tony, io ti vedo e non ti vedo. Vedi, ci sono due tipi di uomini, Tony. Quelli che hanno ironia e quelli che non hanno ironia. Tu ce l'hai la tua bella ironia, va? Ma non ti serve un cazzo. Sono tanti anni che non ti fai vedere, non mi ricordavo di te. Cioè, io ti conosco di quando eri piccolino, ma tu non ti puoi ricordare di me. Eri il pinceno dei tre fratelli. No, niente, non sia mai. Io ero un buon amico di tuo padre. Ci vediamo al funerale, eh? Non mi ricordavo di te. Rosa? Rosa? Che c'è? È arrivato tuo cugino. Pacifico! Oh, Madonna mia! E chi ci pensava a te? Tu ci pensavi a lui? Io non ci pensavo, tu ci pensavi. Io non ci pensavo, tu ci pensavi. No, io non ci pensavo a lui. E come l'hai saputo? E chi te l'ha mandato? Io non te l'ho mandato. Tu ci mandasti un telegramma? Io no, gliel'hai mandato tu? No, io non gliel'ho mandato, gliel'hai mandato tu? No, io non gliel'ho mandato. Sicuramente suo marcio ci mandò un telegramma. Ma entra, entra, questa è sempre casa tua. Zia Maria!
Taleco arrivò! Neanche te lo puoi immaginare! Pacifico! Ci hai spiazzato a tutte, figlio mio! Mi ero dimenticata di te. Succede. E come l'hai saputo? Qualcuno ci mandò un telegramma. E che ci mandò sto telegramma? Noi non gliel'abbiamo mandato il telegramma. Nemmeno io ti mandai un telegramma, figlio, forse tuo fratello. Ma quanto sei bello. Vergazzo la mamma tua. L'hai visto tuo fratello? Alex, è arrivato tuo fratello, tuo frate arrivò. Chi è arrivato? Lo stronzo finnico è arrivato. No, l'altro, Pacifico è arrivato. Il professore è arrivato. Che cosa? L'altro tuo fratello. Puttanazza di chi da puttanazza? Mi vergogno, ma lo dico. Mi ero dimenticato di te. Ma come l'hai saputo? E qualcuno gli ha mandato un telegramma. Chi te l'ha mandato? Io non te l'ho mandato. Ma vieni, fatti abbracciare, va. Uppa! Porca miseria! Pacifico, mi ero dimenticato di te, sai? Il nostro professorino di latino, Pacifico. Upp! Mamma, portaci uno spuntino, va! Sei magro, ma ti vedo bene. Quanti anni hai? Come te? Ehi, certo, siamo gemelli, siamo nati lo stesso giorno, va! Ma siediti, siediti! Miseria, Pacifico. Senti, ma ti facesti bene di picciolona, eh? I soldi te li sei fatti, scusa moneta. Ti sei sposato? Figli ne hai? Hai fatto bene, troppo faticoso. Però ricordati, il DNA non è un'opinione. Ci siamo capiti, eh? Lo spuntino. Sì, ora lasciaci solo, mamma, va. Pacifico. Papà è morto. Toh, assaggia questa bella caponata. È poco salata, ma è buona, va? No, no, no. Assaggia, è uno spuntino, dopo geniamo, va? No, no. Va bene. Senti, insegna ancora il latino. Melius abundare, quando è ficere. Mi sta pigliando un po' il culo. Pacifico. Un po' di rispetto, va? Libis lobbis rei, ma come parla? Ma come si è fatto? Te cosa hai preso? Un'insalata mista e una birra, grazie. Signora, pago coi ticket della fabbrica, quanti ne devo staccare? Mi dispiace, non accettiamo ticket. Capirai, non accettiamo ticket. Grazie. Scusi signorina, sì? Deve pagare. Ah, perché lui non... Il signore ha pagato il suo. Mi scusi, con te? Ma te che lavoro fai? Io studio. Capirai, abbiamo la studentessa. Sto dando a Brindisi per concludere la tesi, mi laureo in archeologia. Archeologa? Bella prospettiva, rompere i coglioni ai morti, brava. Beh, non è proprio come dice. Comunque, se vuole può proseguire il viaggio da solo. Io non ho problemi, mi arrangio. Non vedo adesso. Poi lei mi guida bene. Mi sembra un incontro tra persone civilissime. Certo, una produttiva e una no. Però pazienza. Pazienza. Ostia! Perdonami, Mucho. Perdonami, Mucho, no, ostia. Perdonami, Mucho. Ma va, ci appalzò. Perdonami, Mucho. Che lingua è quella lì? Spagnolo. Spagnoli di merda. Lei è veramente una cosa? Lei odia tutto ciò che non è uguale a lei, tutto ciò che non è italiano? No, è diverso. Io odio tutto quello che non è del nord. Patatine sono mie, le ho comprate io. Mm-hmm. Certo, certo. Andiamo. Come andiamo?
Cosa mangiamo, la pulenta, il pulettin? Andiamo, nel due. Cosa mangiare? Andiamo. Spendi da ne? Andiamo. Ecco, signorina. Mantenga una velocità costante di 110-105 km orari per evitare un consumo eccessivo di gas e usura del mio mezzo, di quel bel mezzo qua, va bene? Poi non sorpassi, perché adesso mi addormenterò. Sa quanto tempo è che non dormo? Un giorno, due giorni, quanto tempo è che non dorme? 15 anni, dal giorno dell'iscrizione all'albo della Camera di Commercio. Soffre di insonnia? No, mia cara signorina studentessa, è che ho conosciuto la povertà. Guardi, in borsa delle pasticche. A me ne basta una per tutta la notte. Non hanno effetti collaterali, sono omeopatiche. Capirai, omeopatiche. Tutti chi infighetta men che moderno, omeopatia. Vuoi che mi faccia, boristeria, ma dai. Ne provi una. Se 15 anni che non dorme, non gliela consiglio. Vabbè, dai, proviamola. Ne ho prese 5. Ma cielo, mi fa spaventare, signorina, mi vede tra sé, ostia, dai! Sii più concreta! Guidi nel suo contesto! Ostia! Buone però quelle caramelle qua! Non faranno un cazzo, però sono buone, eh! Pronto? Pronto, vivo. E il signorino sta dormendo. Chi è lei? Una sequestratrice? Sono, diciamo, un autostoppista e sto guidando per lui. Devo dirgli qualcosa? Davvero non è una sequestratrice? Cosa glielo fa pensare? La speranza. Lo svegli, è urgente. Signorino? Signorino? Non si sveglia. No, non si sveglia. Non l'ho mai visto dormire, riprovi. Signorino? Dorme profondamente. Tanto ormai è fatta. Quando si sveglia, gli dica che il cliente inglese si è molto arrabbiato della sua assenza. E ha rinunciato all'affare. Tutto questo glielo può dire... Le do un consiglio, spiegandogli che la borsa è in netto rialzo, che i cani stanno bene e che si vive una volta soltanto. Altro? Vorrei essere nei suoi panni. Va bene, quando si sveglia gli dirò tutto. Signorina... Gli dica che ci siamo già licenziati, siamo stati assunti proprio dall'inglese. Già, gli dica tutta la verità, gli dica che i due cani, per l'esattezza Bisolo e Dotto, non stanno bene. 30-31 gli dica anche che sua moglie Odette lo sta cornificando. Mi scusi, sa, ma sono piccole soddisfazioni personali. Posso capire. Ah, dimenticavo, la borsa non è per niente netto rialzo. Non devo dirgli proprio altro? Lei, signorina, è molto gentile. Deve essere molto forte come donna. Se se la sente, gli dica anche questo in ordine. Primo, che la qui presente interprete con lui non ha mai raggiunto l'orgasmo. Secondo, che l'amante della moglie è di colore. E terzo, che mi è sempre stato sui coglioni. Passo e chiudo. Lei, signorina, deve essere molto gentile. Spero di incontrarlo un giorno, se non si affezionerà alla bestia. Non si preoccupi. È bello potersi salutare senza parola d'ordine. Quale parola d'ordine? Aleger, aleger! Che il bus del culo neger! Le sempi neger! Le parolacce, eh? E non si dicono le parolacce. Alex, l'hai chiamato tuo fratello Salvatore? No, risponde, al telefono spento. E allora dobbiamo aspettare? Va bene, aspettiamo, va bene. Senti, signora Agonia, dobbiamo aspettare mio fratello Salvatore. Va bene, aspettiamo. Tanto tuo padre non ha fretta. Tuo padre non ha fretta, cornuto.
Vabbè, allora mi faccio uno spuntino alla facciazza tua. Pacifico. Stiamo aspettando tuo fratello Salvatore. Bedazzo la mamma tua. Aspettiamo, aspettiamo. Arriva, arriva Salvatore. Lo stronzo ancora non è arrivato, è ancora a casa. Arriva, arriva, lo sento. Sento come delle vibrazioni. Ah, va bene, vibriamo allora, va, vibriamo. Buongiorno signora, ci manda Don Luigi e ci ha detto che deve partire subito con il funerale. Don Luigi non ha più tempo perché poi deve fare un matrimonio, buongiorno. E come facciamo? Lo dico io come facciamo. Non sperato, prepariamo la carrozza. Forza, porca della miseria, avanti. Partiamo, porca della miseria. Forza, ricomponiamoci. Forza. Alex, è la decisione più saggia a partire. Ne rispetto di tuo padre, ma per il messaggio è già arrivato il critico da Palermo e Tony è già parecchie ore che sta nella performance. Va bene. Partiamo! A ritmo sostenuto! Forza gioco! Sei tu? A dire il vero, non lo so. Ricominciamo. Va bene. Sei tu? Mi hai scoperto. Oh. Posso offrirti qualcosa? Vuoi un caffè? Decaffeinato. Vuoi accomodarti? Se proprio insisti. Sai, mamma, sento che manca qualcuno. Che scelto? Tuo fratello Salvatore manca, no? Ma no, mamma. Sento che manca una presenza, ma non mi ricordo chi, va?
Sono finita. Scusate, 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 purtroppo un contrattempo non ancora risolto. Comunque, tante belle cose, mi raccomando, tanta felicità. Ditevi tanti sì e ricordate, non componete la minchia con bumolo, va bene? Scusate. Buongiorno allo signore, buongiorno. Forza tu, cocamanamo. Buongiorno. 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 Forza, figliolo, forza. Avanti. Senti, Nosferatu, dobbiamo fermarci ancora un attimo. Avevo promesso a mio padre di fargli vedere la mia mostra di fotografie, va bene? Dentro il cortile, forza. Che ha detto? Dov'è che ci dobbiamo fermare? Niente, Alex vuole fare vedere la mostra fotografica a suo padre. Siamo tutti invitati. Ma dobbiamo cantare? No, scusa il ritardo, caro Michele, ma purtroppo un contrattempo non ancora risolto. Non c'è problema, ma c'è il professore. Il professor Birilli, docente all'Università di Palermo, critico d'arte contemporanea. Tantissimo piacere, professore. Io sono il creatore. Ecco, il professore vorrebbe vedere insieme a te le opere e amerebbe sapere dove nasce l'ispirazione, certo. Dove va e soprattutto dove finirà. Certo, certo. Ora, la mia ispirazione parte dalla mia terra, dalla Sicilia. Io lavoro sulle soluzioni. Ora, io lascerei a lei l'essenza, il titolo dell'opera, per darle la possibilità di fantasticare, va bene? Beh, non chiedo altro. Ora, le chiedo un'altra cosa, se mi permette. Le dà fastidio, professore, se c'è anche mio padre? Vuole vedere la mostra, sa? Gliel'avevo promesso, le dà fastidio? No, no, non mi dà fastidio, anzi, trovo che sia un tocco, una performance nella performance. Faccio togliere la musica? No, no, va bene così. Come vuole lei? Eccoci qua nello spazio deputato. Ora, la prima foto che vorrei farle vedere apre un trittico. Si intitola Manca l'acqua. La seconda foto tratta una metafora giovanile. Si intitola Do You Like Basketball? La terza chiude un capitolo, chiude il nostro trittico, si intitola La legge, metafora. E quest'altra opera, chiamiamolo capriccio, spacca le frontiere, diciamo, del trittico, si intitola Amore, o più semplicemente I love you. Potete riportare mio padre nella carrozza, preferirei non farla vedere la prossima opera. Ora, professore, la prossima opera artistica non è una foto, bensì un evento, una vera e propria performance. Ora, ritrae in modo simbolico il cuore e l'anima della mia mostra. Possiamo entrare? Ah, sono molto curioso. Entriamo. Molto bene. Ma mia mamma, c'è un mostro. Non è possibile, non si possono vedere queste cose. Sono illegali. Non è altro. Questo si intitola La mia Sicilia.
Ora dai un tocco, canta qualcosa di internazionale. Sorprendimi. Ne me quitte pas il faut oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps de malentendu. Non me la ricordo più, Alex. Ne provo. No, è che il francese non mi appartiene. Oh, ecco, professore, ci possiamo accomodare di là, sentito, eh? Le verrà offerto un brindisi. Molto volentieri. L'accompagno io, professore. Ti ringrazio, Michel, ti raggiungo dopo, va, grazie. Ora puoi cambiarti, scendi, va? Così bevi una cosa insieme a noi. Sono tutto un campo. È bella la tua voce, peccato che dentro di te nel tuo corpo è inserita nel tuo contesto. Speriamo di aver fatto commuovere il critico, porca la miseria. Mi ricordo. Guarda qui. Te la ricordi? Ah, aspetta, aspetta, non è finita. Quante volte l'abbiamo ballata? 100, 200 volte? La riconosci la canzone? Gimeson. Ma la balli. Ma la balli. Gimeson. Ancora. Ancora, ancora, ancora. Gimeson. Vede, mio caro professore, secondo me la Sicilia non è solo mafia. Sono d'accordo con lei. Ma è anche degrado, disperazione, disoccupazione, cassa integrazione. È tutte queste cose, va. Buongiorno, buongiorno. Senta, ma per dove è diretta questa nave? In Albania. È una nave merce adibita anche a rimpatrio clandestino. Grazie, grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Correte! Alex, Rosa! Rosa, Alex! Leonardo se n'è andato, è scappato! Ma chi, mamma? Tuo padre! Mamma, ma ti hanno dato delle sostanze alcoliche, ti hanno dato delle droghe avariate! Corrite, venite, venite! Porca miseria, va! Oh, darling, it
some sugar and your love is sweet. Hai visto? Porca miseria, forse si è annoiato, l'abbiamo trascurato troppo. Mamma mia, ma chissà dove è finito? Dove è che si è finito? A giocare a golf? Sono andato al cimitero, eh? Forse si stava annoiando. Ma i cavalli fanno sempre la stessa strada. Cerchiamo. Va bene, allora dividiamoci. Tu Michele da questa parte, io i parenti e amici da quell'altra, tu Toni da quell'altra ancora, va bene? Mi raccomando, il primo che lo vede col rumore, ma il rispetto. Va bene, ci vediamo al cimitero. Va bene, forza. Antenne del passo! Antenne del passo! Shadow! Leonardo! Certo, tutto mi immaginavo meno che un funerale on the road. Forse. Ha ritrovato i nemici dall'aldilà. Ja! Oh!